in compagnia di Marco Triboletti, direttore sportivo del Giulianova, per fare il punto di questa prima parte di mercato. Marco, partiamo dalla fine, l'arrivo di Manuel Pera in giallorosso. Come è nata l'idea di portare qui questo attaccante? Beh, Manuel, l'idea di Manuel è nata già quest'estate, ne ho parlato col procuratore, e ancora non era pronto fisicamente dall'infortunio, ancora non era in condizione. Adesso che tutti i pezzi del puzzle sono andati a posto, c'è stato finalmente questo matrimonio. È arrivato anche Donatangelo nel 2005 di Giovacchino. Sono partiti Bertino, Parlafante e Mastilli. Erano in programma queste partenze o è stata una cosa che è venuta fuori di recente? Allora, per quanto riguarda le partenze di Parlafante e Mastrilli, sono stati i ragazzi che ci hanno proprio chiesto di andare a giocare, di avere possibilità di giocare con continuità, e noi non ci siamo, come società, ci siamo messi una mano sopra la coscienza e abbiamo deciso di mandarli, di esaudire il loro desiderio di trovare spazio e giocare. Per quanto riguarda Bertino, il discorso era diverso, perché Antonello non abbiamo avuto per gran parte della prima stagione a disposizione. E quando c'è stata la possibilità di concretizzare lo scambio con Donatangelo, abbiamo parlato prima col ragazzo e il ragazzo ci ha dato l'ok per chiudere l'operazione. Quando riguarda invece di Gioacchino, è stata una possibilità di mercato anche a livello numerico, in quel ruolo, perché 2005 in rosa ne siamo pochi. C'è da attendersi altri movimenti da qui alla fine? Qualcosa bolle in pentola, vediamo se ci sono le condizioni per chiudere altre operazioni.